Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Maria Laura Bidorini. Proseguiamo la visita di Palazzo Fortuny per vedere la seconda mostra dedicata al padrone di casa, Mariano Fortuny, La seta e il velluto. In mostra nel piano nobile di Palazzo, mantenendo quello che era l'aspetto della casa atelier di Fortuny, vengono messi in gran libertà, cosa che può stupire, ma evidentemente c'è stata una scelta di questo tipo, gli abiti, i delfos, i mantelli che Fortuny ha inventato, proprio inventato. Chiediamo a Daniela Ferretti di dirci qualcosa di più, soprattutto dell'installazione, perché colpisce entrare in un museo e trovarsi manichini con gli abiti preziosissimi di Fortuny così esposti liberamente. Sono esposti liberamente perché in realtà è un ritorno a casa dei personaggi amatissimi dal nostro ospite, quindi il padrone di casa, perché questi abiti che oggi stanno in due collezioni americane molto, molto importanti, ritornano veramente a casa e quindi nel palazzo dove sono stati creati dal genio e dall'inventiva di Mariano Fortuny e di sua moglie Henriette, alla quale dobbiamo davvero l'idea del Delfos, che è l'abito mito di Fortuny, che si ispira sostanzialmente all'auriga di Delfi e quindi il nome di Delfos identifica una nuova visione della figura femminile e c'è una liberazione, perché se pensiamo che gli abiti datano, il brevetto è stato depositato a Parigi nel 1909, quindi dobbiamo anche pensare come erano vestite le donne nel 1909, corsetti, panieri, costrizioni eccetera. Invece qui c'è l'idea proprio di liberare il corpo e non a caso i Delfos sono amatissimi dalle grandi ballerine che rivoluzionano la danza contemporanea e le femme fatale dell'epoca, dalla Marchesa Casati che è una delle prime grandi clienti di Mariano Fortuny, più altri personaggi mitici, non a caso sei mai sufficientemente citato Proust, veste Albertine con le cappe, con le tuniche Fortuny, e quindi l'idea è proprio quella di queste donne straordinarie ritornano nella casa dove sono stati creati gli abiti. E quindi la scelta proprio anche dettata dalla generosità, ripeto, dei collezionisti che hanno consentito il fatto che gli abiti proprio si consegnassero al visitatore nella loro spettacolarità, bellezza, senza barriere, senza filtri, evidentemente non si possono toccare, ma nello spazio, nella casa Fortuny c'è un grande rispetto perché siamo ospiti, e quindi gli ospiti seguono le regole della casa. È evidente che il ritorno in questa casa straordinaria si arricchisce, oltre alla bellezza propria degli abiti, c'è un valore aggiunto che è dato proprio dall'atmosfera che c'è all'interno di Palazzo Fortuny e che è straordinario, è come sentirsi a casa propria in qualche modo. E questi sono proprio personaggi, per quanto stiano su dei manichini evidentemente senza anima, ma l'anima ce l'hanno gli abiti e quindi siamo veramente con le signore che hanno attraversato la grande letteratura del Novecento. E in questo ambiente favoloso che è il piano nobile di Palazzo, che trasuda d'annunzianesimo se vogliamo, e anche gli abiti, lasciati proprio liberi, fluttuano, si passa e si muovono e devono muoversi. Eleonora Duse era un'altra amante formidabile degli abiti. Isadora Duncan. Eida Rubinstein. Tutte le grandi. Sì. E tra l'altro le grandi trasformiste della loro epoca. Le grandi rivoluzionarie. E gli abiti di Fortuny hanno una gran particolarità. Sono leggerissimi, hanno questo plissé inventato, che è stato segreto quasi sempre. È un brevetto segretato. Sì. E gli abiti lunghi, abiti da scena, abiti per ballare, ma anche abiti per le cerimonie, per la casa, no, nascono stanno come in un abiti. Pugno. Sì. Stanno esattamente in un pugno, ma nascono poi come vesti da casa.
che per oggi noi è assolutamente incredibile, perché sono state anche talmente fonte di ispirazione per i grandi sarti di oggi, se pensiamo ai Sei Miyake per esempio, o a Roberto Cappucci con un altro tipo di interpretazione del plissé, eccetera, sono assolutamente straordinari. Straordinari proprio perché sono degli abiti, come giustamente hanno scritto gli autori che hanno preparato per noi dei saggi per il catalogo che accompagna questa mostra, sono abiti senza tempo e sono abiti talmente forti che, come citava Guillermo de Osma, che è uno dei primi grandi nel dopoguerra conoscitori di fortuni, che ha contribuito molto al riscoprire un personaggio che era stato un po' dimenticato, Annie Leibovitz veste Susan Sontag per il suo viaggio della morte, dobbiamo dire, quindi del passaggio all'aldilà, con un abito fortuni proprio perché è l'ideale compagno di un grande viaggio. E come grande viaggio, questo palazzo, riportandoci alla moda se vogliamo, ha conosciuto già Cappucci, ha presentato una mostra fantasmagorica proprio in queste stesse sale dove adesso ci sono i Delfos, al piano terra c'è stata la bellissima mostra di Barbier, dunque un richiamo costante non soltanto a Fortuny e a questa sua estetica ricchissima e preziosa, ma anche a quella che la moda è rappresentata nel palazzo attraverso queste immagini che Fortuny evoca. Assolutamente sì, è perché in realtà Mariano Fortuny e sua moglie Henriette sono per noi comunque una fonte inesauribile di stimoli, trovare delle relazioni anche con l'oggi. Infatti ci piace anche molto sempre mantenere una presenza del nostro oggi, della nostra contemporaneità, perché lui era un uomo che, è chiaro, aveva uno sguardo rivolto al passato, ma per conoscere la grande lezione dell'arte del passato, di non importa quale cultura o di quale epoca, ma lo trasforma quasi in una sorta di traduttore che traduce in un linguaggio contemporaneo dei motivi, chiamiamoli decorativi, anche se è un po' improprio e forse riduttivo, fonti proprio di ispirazione per reinterpretare in un linguaggio contemporaneo alla sua epoca, e per noi oggi è quello di continuare a capire, a cercare di capirne i segreti, ma soprattutto c'è questo grande senso di un equilibrio di eleganza che purtroppo oggi abbiamo forse un po' perso. Grazie.